6 gennaio, buongiorno e una buona Epifania a tutti voi che ci state ascoltando. È quella odierna la giornata di vigilia, potremmo dire così, al rientro in classe che è previsto per domani 7 gennaio. Un rientro quanto mai complesso, complicato, perché poi ogni regione ha deciso di interpretare a suo modo le direttive del governo, che, lo ricordiamo, prevedono da domani il rientro in classe con lezioni in presenza per le scuole elementari e per le scuole medie, mentre slitta all'11 gennaio il rientro in presenza alle scuole superiori e quindi da domani per le superiori via di nuovo alla didattica a distanza. Ma c'è qualche regione che non si è allineata e vedremo quali e perché. L'Umbria per il momento resta nelle direttive del governo, ma ci sono dei dubbi, quindi anche in Umbria in qualche modo nei prossimi giorni, se non proprio domani, potrebbero esserci delle decisioni più stringenti, almeno per quel che riguarda la possibilità di fare didattica in classe. Ma vedremo che non è l'unico argomento di cui ci occupiamo, perché chiaramente si parla di vaccini. In Umbria siamo già ad una settimana dall'inizio della campagna vaccinale, una campagna che ha avuto dei buoni risultati con un'adesione dei sanitari importante, ma che in realtà mostra anche delle falle, per esempio nel settore delle RSA. Lo vedremo anche con un nostro servizio. Andiamo a vedere intanto le prime pagine dei quotidiani nazionali. Questa che vi presentiamo è La Nazione, il titolo della Nazione è già di per sé stesso ampiamente esemplificativo, titola infatti La Babele dei divieti e dei permessi, la lotteria dei colori spiazza gli italiani, e vedremo infatti come già da domani, da oggi e poi da domani torna in qualche modo in voga il colore della regione. Bisognerà guardare il colore per capire cosa si può e cosa non si può fare. E poi l'altro argomento, quello dei vaccini, perché è pronto, presumibilmente arriverà in estate, un vaccino made in Italy e quindi un vaccino di casa nostra che è stato sviluppato e prodotto a Roma. Questa è Antonella Folgori, 55 anni, presidente di Reitera, che è appunto l'azienda che sta approntando il vaccino anti-Covid, tutto di matrice italiana. Dai territori regionali, in particolare la Nazione, ovviamente dal suo dorso umbro che vedremo tra poco, ci parla di vaccini. L'Umbria chiede 8.000 dosi in più. Maltempo ieri, una intensa nevicata in Valnerina e anche disagi sulla Somma. Ancora nel quotidiano regionale, il caso Suarez, l'ex direttore dell'Università per Stranieri, resta sospeso. Ma l'altra testata, quella del Messaggero, quindi testata nazionale, ci porta con lo sguardo un po' più avanti, ci parla infatti dello stato di emergenza. Allora, presumibilmente lo stato di emergenza sarà prorogato fino a luglio. Una proroga di 6 mesi che dovrebbe forse essere contenuta nel nuovo DPCM che, lo ricordiamo, è atteso per il 15 di gennaio. Intanto mezza Italia dalla prossima settimana potrebbe essere o rossa o arancione, esattamente vedremo nel dettaglio le ipotesi regione per regione. Intanto l'altro argomento che vedremo ora nelle pagine nazionali, piano scorie nucleari. Il governo indica 22 depositi a Viterbo e poi ieri una frana ha interessato un albergo di Bolzano, lo spettro, lo ricorderete, di quello che è accaduto a Rigopiano in Abruzzo. In realtà poi alla fine l'albergo era chiuso per Covid e quindi non ci sono state fortunatamente delle vittime. Andiamo a vedere qualcuna delle pagine dei quotidiani nazionali, partendo dalla Nazione, perché come dicevamo torna, titola la Nazione, la giostra dei divieti, delle chiusure, l'incertezza su cosa si può fare o cosa non si può fare, ma soprattutto, dice la Nazione, nessun aiuto, l'Italia affonda nel pantano della pandemia, l'elemosina degli indennizi per bar, ristoranti ed alberghi
coprono appena il 20% delle perdite. E allora proviamo un attimino a capire qual è la situazione, almeno da qui a domenica. Allora, oggi siamo in zona rossa, tutta l'Italia è rossa, il che significa che sono vietati nella giornata odierna gli spostamenti anche all'interno dei comuni. Bar, ristoranti e negozi restano chiusi, via libera al delivery e all'asporto. Domani 7 e dopodomani 8 gennaio l'Italia è gialla. Non saranno comunque consentiti gli spostamenti tra le regioni, bar e ristoranti saranno aperti per pranzo e fino alle 18, aperti anche i centri commerciali. E poi si va al fine settimana, 9-10 gennaio, torniamo ad essere arancioni, quindi gli spostamenti saranno consentiti solo all'interno del proprio comune. Tornano chiusi bar e ristoranti. 11-15 gennaio in qualche modo si vedrà, o meglio si cercherà di capire quale sarà la colorazione, mettiamola così, regione per regione, e vedremo tra poco che ci sono anche delle ipotesi. Intanto però l'altro argomento di cui si parla, appunto, come dicevamo, è la ripartenza domani delle scuole. Originariamente dal 7 gennaio si era detto che gli studenti delle superiori, che ormai da oltre un mese stanno a casa, sarebbero potuti tornare in classe. In realtà per il momento il governo ha fatto slittare tutto all'11 di gennaio per le sole superiori. E allora, che cosa ne pensano gli studenti della didattica a distanza? Dicono che è un calvario, ritengono che la didattica a distanza invalidi in qualche modo la qualità dell'anno scolastico, e soprattutto il dato più inquietante è che molti lasciano gli studi. Guardate questa indagine fatta sulla base di 34.000 giovani che hanno risposto a domande relative alla didattica a distanza. Allora, alla domanda "è più difficile concentrarsi davanti a uno schermo?", il 78% degli studenti ha risposto sì. "Con la DAD, con la didattica a distanza, rispetterete il programma?", e qui la posizione è uniforme tra il sì e il no. "Ti senti più impreparato?", il 65% ha detto no. "È peggiorata la tua capacità di studiare?", il 63% ha detto no. Ma il 38%, e comunque non è una percentuale bassa di adolescenti, boccia proprio le lezioni a distanza. Si sentono insicuri, si sentono assolutamente abbandonati, e c'è anche chi abbandona proprio la scuola. Sono ben 34.000 studenti. E i dati in qualche modo sono anche inquietanti se leggiamo questi dati Istat, che tutto sommato dovrebbero far riflettere. Secondo l'Istat, un bambino o un ragazzo un ragazzo su otto in una fascia di età tra i 6 e i 17 anni non ha a disposizione né un PC né un tablet, e quindi parliamo di una fascia dell'età della scuola dell'obbligo. Se si scende al sud, questa quota di bambini o ragazzi che non hanno un device sale fino a un minore su 5, cioè il 19%. In più, molti, soprattutto nell'età dai 16 anni in poi, davanti alla didattica a distanza, e quindi davanti ad una scuola di cui sentono le maglie allentate, decidono di abbandonare, ed è un problema col quale fare i conti. Torniamo a parlare di vaccini, perché c'è un vaccino tutto italiano che è stato finanziato dal governo, realizzato da un'azienda farmaceutica insieme allo Spallanzani. È il siero ReiThera, che ha già superato la fase 1, ha dato risultati ottimi e potrebbe essere pronto per la prossima estate. Intanto, come va la pandemia in Italia? Come siamo andati ieri? Allora, in terapia intensiva
intensiva continua il decremento dei ricoveri, ieri meno 10 unità, ma aumenta di 78 unità il ricovero in ospedale e purtroppo è ancora altissimo, troppo alto il numero di decessi. Ieri erano 649 su scala nazionale. Andiamo a vedere, continuiamo, dicevamo, a parlare di vaccini, perché questa campagna vaccinale iniziata il 27 dicembre sta andando avanti un po' in tutta Italia. Chi si comporta bene e chi un po' meno lo vediamo in questa scheda. Tra poco vedremo anche un servizio su questo argomento. Allora, considerate che il totale di dosi di vaccino che sono state consegnate alle diverse regioni, il totale è 949.700 dosi. Di queste siamo riusciti ad utilizzarne il 20%, 191.011. Le regioni più virtuose, cioè quelle che stanno vaccinando di più, sono il Lazio, che ha raggiunto il 64,8% di utilizzo dei vaccini che gli sono stati assegnati, il Veneto, che ne ha utilizzati il 55,6%, e poi via via la Sicilia, l'Emilia-Romagna, il Piemonte, la Campania, la Toscana, la Lombardia, la Puglia. L'Umbria è in una zona assolutamente non positiva, perché ha utilizzato il 41,5% dei vaccini a sua disposizione. Ieri in una conferenza stampa di mattina l'assessore Coletto aveva detto che l'Umbria, insomma, va bene per le vaccinazioni, era settima in Italia, poi evidentemente in giornata è stata superata, perché questo grafico, ci riferisce la Nazione, è riferito alle 17.45 di ieri, cioè questa era la fotografia di ieri alle 17.45. Intanto ci sono i medici di base che dicono: siamo in 60.000, abbiamo una capacità di 1 milione di iniezioni al giorno, ma nessuno ci ha chiesto aiuto, e quindi c'è anche questa riflessione da dover fare. Parlavamo prima di zone rosse, arancioni, insomma, che cosa accadrà in particolare da lunedì, perché fino a domenica sappiamo come funziona. Allora, sappiate che venerdì, questo venerdì, il Comitato Tecnico Scientifico rivaluterà tutti gli indici di contagio, il famoso R con T, e in base a quello deciderà da lunedì quale colore assegnare alle regioni. Ma se si supera l'1,25 si va in zona rossa. E allora guardate l'ipotesi, la possibile classificazione delle regioni dall'11 gennaio, così come l'anticipa il Messaggero. E l'Umbria in particolare, la vedete qui, secondo questa ipotesi sarebbe da lunedì zona rossa, insieme a regioni come Veneto, come il Friuli Venezia Giulia, la Puglia, la Basilicata, la Calabria. Perché lo si legge in realtà nell'articolo, l'Umbria, secondo le previsioni, potrebbe avere un valore per quella data, cioè verso venerdì di questa settimana, di 1,3, e quindi di fatto la classificherebbe rossa. È tutto chiaramente da vedere, quindi prendete tutto con un sano ordine di dubbio, perché poi tutto sarà chiarito solo venerdì. Ma se si fosse in fascia rossa da lunedì, che cosa succede? Non si può uscire dal comune se non con deroghe importanti, lavoro e salute, i negozi chiusi ad eccezione di alimentari, farmacie, edicole, e poi le scuole superiori sarebbero in didattica a distanza, ma forse anche seconda e terza media da lunedì potrebbero essere in didattica a distanza. Insomma, la zona rossa prevede tutta una serie di misure che eventualmente saranno poi comunicate. Bisognerà, insomma, attendere venerdì. Ma andiamo avanti. Per il momento occupiamoci di quello che accade domani. Allora, dicevamo, domani si torna a scuola. Come vedete, ci sono regioni che
ripartono, parliamo di scuole superiori, con la didattica in presenza già da lunedì 11 gennaio. Sono Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Molise, Sicilia e Calabria, per il momento anche l'Umbria, se non succederanno cose diverse, seppure qui è segnata in rosso per dire che è indecisa. C'è chi invece ha deciso per le scuole superiori di tornare in presenza molto più in là, il Lazio il 18 gennaio, la Campania tra il 18 e il 25 gennaio, ma ci sono regioni come il Veneto, le Marche, il Friuli Venezia Giulia che hanno deciso di far ritornare gli studenti delle superiori in classe non prima del 31 gennaio. E in Umbria, eccolo, non facciamo confusione, che cosa succede da domani, chi va in classe? Allora, in classe da domani ci vanno 16.415 alunni della scuola d'infanzia, ci vanno 35.525 alunni della scuola primaria e 23.785 alunni della scuola media. Domani in totale andranno in classe, quindi lezione in presenza, in Umbria oltre 75.000 alunni. Mentre domani restano a casa con didattica a distanza il 7, l'8 e il 9 gennaio gli alunni delle scuole superiori, un totale di 39.348. Loro dovrebbero tornare in classe l'11 gennaio, ma come abbiamo chiaramente spiegato si vedrà in base alla classificazione dell'Umbria il prossimo venerdì. Intanto ci sono le opinioni degli esperti: scuole chiuse e lockdown, tra i ragazzi scoppia la sindrome della capanna, cioè la volontà di non uscire più, di restare in casa perché viene ritenuto un luogo protetto. Prima di passare alle pagine regionali, rapidamente vediamo queste altre notizie, perché non di solo Covid chiaramente si vive, i quotidiani si occupano anche di altri argomenti. In particolare ieri è stato pubblicato il piano del governo per lo stoccaggio dei rifiuti nucleari, una mappa di siti protetti e gioielli artistici che vicino avranno questo stoccaggio. In particolare sono 67 i siti potenziali in Italia per stoccare i rifiuti nucleari, si trovano in Piemonte ad Alessandria, in Toscana a Pienza e Campagnatico, in provincia di Grosseto quest'ultima, a Viterbo in particolare zona Tarquinia, a Matera e poi andando in Sicilia a Segesta, provincia di Trapani, e ancora in Puglia. Capite che le proteste sono state importanti. Come verranno stoccati questi rifiuti radioattivi? In una sorta di matrioska di calcestruzzo che dovrà resistere a qualsiasi tipo di sollecitazione per almeno 300 anni. Dopo 300 anni c'è il decadimento, diciamo così, di queste scorie che non sarebbero più radioattive. I contenitori sono all'incirca così, sono dei contenitori di metallo all'interno di un contenitore in calcestruzzo che verrebbero interrati sotto metri e metri di terra, quindi sotto delle colline. E vedremo alla fine dove andranno. Vi segnaliamo anche dalle pagine nazionali una cosa curiosa, perché si ricorda praticamente in questo gennaio del 2021 si ricordano i 50 anni da quando fu inventata la email, che ha cambiato completamente il nostro modo di comunicare. Non si scrive più con carta e penna, ci si manda l'email, ormai è un po' superata anche questa, seppur esistente, ma dai famosi WhatsApp. Ebbene, vi ricordiamo che la inventò un programmatore americano che purtroppo è scomparso di recente. Lo vedete in questa foto, si chiamava Ray Tomlinson, era un programmatore statunitense che inventò l'email proprio nel 1971.
Andiamo alle pagine, le testate regionali. Questo è il Corriere dell'Umbria. All'appello, e parliamo di vaccini, mancano 4.000 sanitari. L'adesione alla somministrazione delle dosi è arrivata da 10.000 operatori su 14.000. Ve lo raccontiamo tra poco in un servizio. La neve, neve sulla somma, quindi siamo tra Spoleto e Terni, strade in tilt nel Ternano e nella Valnerina, e poi i famosi ristori ai comuni per compensare le perdite 2020, ai comuni umbri arrivano solo 13 milioni. A Spoleto, scalinata da ricostruire, c'è l'appalto. Ad Assisi, ma lo vedremo tra poco, il sindaco Proietti ha detto che si ricandida a sindaco. E poi la testata della Nazione, l'apertura anche qui dedicata ai vaccini, chieste 8.000 dosi in più, ma sono poche che le adesioni, soprattutto nelle case per anziani. Sentiremo tra poco anche nel nostro servizio. Oggi sarebbe stata la giornata della Befana dei Vigili del Fuoco in tante città dell'Umbria, ovviamente anche questo è un appuntamento che viene meno, ma noi a chiusura di rassegna stampa vi faremo vedere una clip davvero da apprezzare. Scandalo Suarez, l'ex direttore generale Olivieri resta sospeso. La foto notizia ci parla di scuola, non poteva essere altrimenti. E poi da Città di Castello alla Muzzibetti sono 68 i contagiati. Il sindaco Bacchetta dice evitare ricoveri in altre città. Ad Assisi il sindaco Proietti si ricandida. A Bastia Umbra la cronaca spacciava in una sala scommesse, una giovane è stata arrestata. E poi eccolo qua, le immagini della neve con qualche problema in Valnerina. E infine l'attestata del Messaggero: vaccini in 5.000 non rispondono. Tra poco dicevamo il servizio. Ancora la foto comunque bella, affascinante, dell'Umbria sotto la neve. Qui siamo a Scheggino. Ancora Perugia stroncata una baby gang, il capo si rifugiava dalla nonna. Pianeta scuola, superiori da lunedì si rientra in classe, ci saranno anche dei test rapidi. E poi ancora siamo nel Ternano, minacce arrivate alla redazione di Terni. Allora qui ci soffermiamo un momento, perché la collega alla quale va assolutamente tutta la nostra solidarietà, Vanna Ugolini della redazione del Messaggero di Terni, è stata oggetto di minacce pesanti da stigmatizzare. In ogni modo lo stesso presidente dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria, Roberto Conticelli, ha scritto una nota di solidarietà. Parliamo di minacce di morte, quindi di cose davvero serie. E allora cogliamo davvero l'occasione per salutare la collega e augurarle come sempre un ottimo lavoro, quello che fa da anni dalla testata del Messaggero. Siamo al Corriere dell'Umbria, alle pagine regionali. Vaccini, mancano all'appello 4.200 operatori della sanità e 1.700 anziani dell'RSA, ma vado rapidamente perché questo sarà il dettaglio del prossimo servizio. Superiori, regione valuta lo slittamento, Palazzo Donini attende il nuovo report, come dicevamo, venerdì, di monitoraggio sull'epidemia per decidere. E intanto sulla questione trasporti servono almeno altri 98 autobus, ancora da definire le squadre di operatori della Procib da inviare davanti agli istituti e alle fermate. La novità che è stata comunicata ieri è che cambiano le direttive della regione sui tamponi. Verranno fatti tamponi immediati per coloro che sono stati a stretto contatto con i contagiati. Prima si aspettava qualche giorno prima di fare il tampone a congiunti, insomma, parenti, persone che avevano avuto stretti contatti con i contagiati. Ora invece si fa il tampone rapido. E poi la questione ristori ai comuni umbri: vanno solo 13 milioni di ristori dal governo per i mancati introiti del 2020, li vedete nel dettaglio in questa mappa. E ancora per il territorio umbro vi segnaliamo
la sentenza del Consiglio di Stato che chiude l'odissea del gestore unico dei rifiuti dell'ambito 1. La gestione dei rifiuti in Alta Umbria da gara d'appalto era stata assegnata a Sogepu, ma c'era stato il ricorso di altre aziende che non erano chiaramente arrivate prime, sentenza del TAR, alla fine si è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato che ha detto che bisogna andare avanti con la gara e quindi questo si farà. Ancora per le pagine regionali, questa è la Nazione, 4.000 i sanitari ancora indecisi se vaccinarsi oppure no, e sempre dalla Nazione, eccolo qua, il focolaio importante alla casa di riposo Muzzibetti di Città di Castello. Ieri sono stati contati altri 22 contagiati e alla fine il totale arriva a 68 persone tra ospiti ed operatori che purtroppo sono attualmente positivi. Il rischio flop, ve ne parliamo tra poco nelle RSA perché sono basse le adesioni alla vaccinazione, e poi rinviare la ripresa in classe, una buona lettura, ci sono le opinioni di diversi dirigenti scolastici, Rita Coccia, Giuseppina Boccuto, Mariella Marinangeli e Silvio Improta. Bus intanto, da domani c'è un'app che si chiama Salgo per potersi prenotare il posto in autobus online, sarà attivata in via sperimentale intanto in 4 corse, la Gubbio Perugia, la Norcia Spoleto, la Terni Perugia e la Viterbo Terni, è un'app gratuita che potete scaricare. E ancora per le pagine in questo caso del Messaggero, ma il titolo l'abbiamo già letto, superiori da lunedì e test rapidi a scuola, trasporti c'è Salgo, è un titolo che riassume un po' tutto. Allora, prima di andare avanti, abbiamo visto che uno degli argomenti, forse i principali, sono la scuola e i vaccini. L'Umbria, secondo la mappa che pubblica uno dei quotidiani nazionali e che fotografa la situazione a ieri alle ore 17.45, è una regione che ancora ha effettuato pochi vaccini rispetto a quelli che le sono stati assegnati, il 41,5%, ci sono altre regioni che hanno fatto performance migliori. Su questo argomento ieri ha riferito l'assessore regionale Coletto, e non solo lui, ovviamente anche la direzione regionale della sanità. Sentiamo. Bene, secondo l'assessore regionale alla sanità Luca Coletto, l'andamento della vaccinazione in Umbria. Di fatto, guardando i dati, si potrebbe però dire non benissimo. Ad oggi, di 4.960 dosi di vaccino disponibili, ne sono state inoculate in una settimana 2.057, ovvero il 41,5%, ponendo l'Umbria al settimo posto nella classifica vaccinazioni delle regioni d'Italia. L'andamento per l'assessore alla sanità è buono, ma avrà comunque bisogno di un'accelerazione, perché con il ritmo di 2.000 vaccinati a settimana, solo per coprire la fascia degli ultra ottantenni, che in Umbria sono 89.000, occorrerebbero almeno 43 settimane. Un problema al momento è riscontrabile nelle adesioni. È alta quella del personale sanitario, che supera il 70%, con i suoi 10.000 che hanno detto sì al vaccino, su una popolazione di medici, infermieri ed OSS di 14.200 unità. Hanno detto di no in 10, non hanno per ora risposto 4.000 unità. È invece solo del 21,6% la percentuale dei consensi raggiunta ad oggi tra i 3.000 anziani presenti nelle RSA. Sono 650 le persone o loro tutori che hanno risposto positivamente, mentre in tanti non hanno riconsegnato o addirittura ritirato la documentazione per il consenso, motivo che ha spinto la Direzione Regionale della Sanità a sollecitare le strutture di cura ed accoglienza a contattare direttamente in tempi brevi le famiglie, perché da questo giovedì inizia la cosiddetta settimana argento, dedicata alle vaccinazioni di questa categoria di persone fragili. Per tutti i restanti ultraottantenni che vivono fuori dalle strutture e che sono stati inseriti dal governo nella prima fase di vaccinazione, la programmazione e le modalità verranno comunicate quando saranno disponibili i vaccini Moderna ed AstraZeneca, più facili da gestire, non richiedendo per loro la conservazione a meno 70 gradi. La conferenza stampa, sempre da remoto, in cui sono stati forniti i dati delle vaccinazioni, era la prima dell'assessore Luca Coletto dopo i giorni della malattia per Covid, una brutta
questa avventura commentato, ma che si è conclusa bene, mentre è stata la prima che ha visto in qualità di referente per l'emergenza Covid il vice commissario Massimo D'Angelo dopo la fine del mandato del commissario Antonio Onnis. Era anche la prima conferenza di inizio anno per la direzione sanità, con il direttore Claudio Dario che ha scaramanticamente glissato sugli auguri di buon anno. Auguriamoci solo, ha detto, che sia un anno normale. Uno sguardo ai siti internet, questo è Perugia Today, vi proponiamo questo titolo: c'è meno rischio nel vaccinarsi che nell'ammalarsi di Covid, lo dice la docente universitaria Morresi. E poi ancora dalle pagine dei le home page, le pagine dei siti internet, questa è Umbria 24, ci parla di politica. Centrosinistra a difesa delle roccaforti, ad Assisi Proietti tenta la carta civica, Città di Castello prove di coalizione. Ricordiamo che a primavera, ma potrebbe scivolare in realtà anche in autunno a seconda dell'andamento Covid, vanno al voto tra i principali comuni Città di Castello ed Assisi, ma anche Nocera Umbra, Bettona, Bevagna e poi Amelia e ancora Avigliano, Castel San Giorgio, Montecastrillo, Tricoli e Parrano. Certamente Città di Castello ed Assisi sono i comuni più grandi. Città di Castello, Bacchetta ha finito il suo mandato, mentre ad Assisi il sindaco Proietti ha annunciato la sua ricandidatura. E poi vi facciamo vedere proprio le immagini sul nostro sito trgmedia.it. Le immagini di un recupero effettuato dalla SASU, ovvero il soccorso alpino dell'Umbria, che nella giornata di ieri ha recuperato un cane, lo vedete in braccio a questo operatore, un segugio che era rimasto bloccato, intrappolato, non riusciva più a venir giù, al Monte Cucco, esattamente nella zona la spaccatura delle Lecce, siamo nel comune di Sigillo. Eccolo qua, insomma, il suo pianto aveva attirato l'attenzione e i ragazzi del soccorso alpino lo hanno recuperato, palesemente spaventato, lo hanno anche nutrito, gli hanno dato da bere e restituito al suo legittimo proprietario. Andiamo con questo a chiudere le pagine dedicate ai siti ed ora andiamo invece alle pagine locali dei singoli quotidiani. Qui siamo sul Corriere dell'Umbria. Il caso Suarez, Università degli Stranieri. Olivieri resta sospeso, respinto dal riesame il ricorso presentato dal direttore generale dell'Università per Stranieri. Il CDA rinvia la decisione sul sostituto. E poi ancora dal Corriere dell'Umbria, siamo al Comune di Perugia. Sul tema assunzioni, ovvero concorsi pubblici, si va avanti. L'assessore Merli: l'emergenza sanitaria non deve bloccare la pubblica amministrazione, per effettuare i concorsi ci saranno nel 2021 nuove modalità. Gran Casa in bilico 29 lavoratori, l'azienda ha chiesto un anno di cassa integrazione per cessazione attività, martedì la convocazione al Ministero. Addio code in comune, i certificati si possono scaricare gratis online. Siamo sempre a Perugia e poi ancora dal Corriere, ma ci spostiamo in area Trasimeno, esattamente siamo a Città della Pieve, a Mogliano, pista ciclabile, nuovi progetti, la polisportiva ha recuperato l'area dell'ex Pineta grazie ai volontari. A Tuoro incidenti sul raccordo, ferite 3 persone, poi a Castiglion del Lago accompagnatori sugli scuolabus già previsti dal Comune, giunta e maggioranza replicano a Fratelli d'Italia. A Passignano per i cittadini arrivano i servizi della biblioteca digitale. E qui siamo ad Assisi, ma l'abbiamo già un po' visto che il sindaco Stefania Proietti ha annunciato ieri la sua ricandidatura alla guida della città. La nostra squadra, dice, crede in un progetto civico aperto. Insomma, il sindaco ha rivolto un appello a tutti coloro che vogliono mettersi in gioco per la comunità
è disponibile a ricandidarsi appunto nell'ambito di un progetto civico. Open Day virtuali al liceo Properzio, ci sono le prenotazioni aperte. A Bastia Umbra un fiorente spaccio di droga fa arrestare una donna di 32 anni. La polizia ha accertato un centinaio di cessioni di stupefacente. È indagata anche per estorsione ai danni di due clienti. Per vendere le dosi usava pure la sua sala scommesse. Andiamo nel territorio di Todi e Marsciano, esattamente qui siamo a Marsciano. Strada provinciale, scatta il piano sicurezza, dalle casse comunali le risorse per i sistemi di rilevazione della velocità. E ancora, sempre a Marsciano, nasce il gruppo misto Libera Differenza. A Todi, accordo tra gli istituti scolastici per creare un'orchestra giovanile. Qui invece siamo nell'area di Città di Castello. Befana in divisa per i bambini ricoverati in pediatria. Ieri mattina i carabinieri per la biodiversità di Pieve Santo Stefano hanno consegnato dei regali. Aumentano, come abbiamo visto, i contagi alla Buzzibetti, positivi 48 anziani e 18 dipendenti. Modifiche al servizio di raccolta dei rifiuti, slitta anche quello della plastica a San Giustino e del misto a Montone. Ancora dall'area dell'Alto Tevere, esattamente ancora da Città di Castello, si è tornato a riunire il Consiglio Comunale in modalità da remoto. Si discuteva ancora sul maxi allevamento di polli che torna in commissione. Bacchetta ha detto: speriamo prevalga il buon senso su questa attività di Petrelle che è stata posta sotto la lente del Consiglio Comunale. Ad Umberti, del centro storico e parcheggi, collegamento più sicuro grazie agli interventi portati a termine. Non sarà più un azzardo attraversare tra Largo Vibi e Piazza San Francesco. E poi, sempre da Umbertide, buoni spesa, arrivano nuove indicazioni dal municipio e comunque le domande vanno presentate entro il 15 di gennaio. Siamo a Gubbio, rischi inquinamento, al via un monitoraggio su tutto il territorio di Comune, ARPA, ASL e Regione, che studieranno lo stato dell'ambiente eugubino. Festa per celebrare Don Matteo, al via l'organizzazione di questo evento. E poi ancora Gubbio, gli 8 milioni per Italgas non sono stati accantonati. Un'interpellanza della Lega che vuole conoscere le intenzioni della Giunta. Siamo nel territorio di Gualdo Tadino, crollano i redditi delle partite IVA, l'opposizione attacca il sindaco, la città è la peggiore tra i comuni sopra i 10.000 abitanti. Intanto ieri un altro decesso per Covid a Gualdo, è il sesto ospite dell'EASP, in totale la città ha 179 casi, sono state annullate le processioni per la festività del Beato Angelo, l'accesso alla chiesa di San Benedetto sarà regolato dai volontari, ricordiamo è il patrono della città e si celebra il prossimo 15 di gennaio. Scuole sicure, rivoluzione e viabilità. Qui siamo a Foligno, predisposto dal comune il nuovo piano per liberare dal traffico l'area tra via Fratelli Bandiera e viale Marconi. Ancora Foligno, il comune si conferma sempre più social. E poi Pillon, pronti a vigilare sul futuro delle ex OGR, il senatore della Lega in visita alle officine. Siamo sempre nel territorio di Foligno. Chiavi, patenti, tessere sanitarie, 100 denunce di smarrimenti al mese presentate ai vigili urbani. A Gualdo Cattaneo la maggioranza rinuncia all'indennità, così il comune risparmia 135.000 euro. Biblioteca a Foligno, garantiti eventi e servizi. A Spoleto la famosa scalinata che è stata distrutta in occasione di un incidente, 300.000 euro per la rinascita, indetta la gara d'appalto. E poi Neculai da ieri è nel carcere di Perugia, il ventenne stradato dalla Germania, ora potrebbe essere ascoltato dalla procura, ricordiamo che rientra nelle indagini per la morte del 25enne spoletino Filippo
Limini. Il caso, lo ricorderete, era accaduto quest'estate fuori da un locale di Bastia Umbra. Bufera di neve in Valnerina, traffico paralizzato e blackout elettrici. E poi ancora dall'area dello Spoletino, videosorveglianza, parte il progetto di riqualificazione che riguarda 30 telecamere distribuite in più zone della città. Da Terni, redditi di cittadinanza in aumento del 40%, sono 9.481 i beneficiari. Muore a 50 anni il musicista Marco Collazzoni, il cordoglio della città di Terni. E poi, come dicevamo, giornalista sotto scorta dopo le minacce di morte, giornalista del Messaggero. Mio padre, e siamo sempre a Terni, avrebbe potuto salvarsi, parla il figlio di Mario Luongo, morto in casa dopo il rinvio di un'operazione al cuore per mancanza dell'anestesista. Il paziente era certo che dopo l'intervento sarebbe tornato a vivere con una certa normalità. Jindal chiude Treofan e acquista un'altra società in Brianza, e poi slitta il trasloco in centro del mercatino di Terni. Ancora nevicata da record a Colle Bertone, bloccata la strada per Piediluco. Questa è una foto dei Vigili del Fuoco. E poi siamo a Narni, Amelia ed Orvieto, strade ed investimenti per 315.000 euro ad Orvieto. A Calvi una frana sulla strada provinciale 6. Ad Orvieto, Don Luca, non ritireremo la denuncia. Il parroco di Sant'Andrea determinato a individuare gli autori di un pasto sacrilego sull'altare. A Narni la differenziata vola al 75,5%. Vi facciamo vedere la prima pagina della Cultura, tutta la meraviglia del Raffaello clonato, intervista Stefano Sterparelli, ideatore del progetto che ha riportato a Città di Castello lo sposalizio della Vergine, ovviamente una sua riproposizione in rilievo 3D. Andiamo al Messaggero, queste sono le pagine di Perugia. Incendio nello scantinato, tensione, palazzi evacuati, alcuni anziani messi in sicurezza fuori dagli appartamenti. Il tutto è accaduto in via Angeloni, sotto accusa un impianto elettrico. Sul posto, lo vedete anche in queste foto, vigili del fuoco, polizia e 118. Dal Caster a Monteluce tutti aiutano i pedoni, una spinta per il completamento dell'intervento di piazza Fortebraccio. E poi ecco più di 100 aree verdi per la carica delle associazioni. Parchi della città, nuovo bando del Comune per prenderli in gestione. Il declino della città si ferma con un PD forte, ma serve tornare a parlare con la gente. Parla Francesco Zuccherini, consigliere comunale del Partito Democratico. La cronaca stroncata, una baby gang. Il capo si nascondeva dalla il capo si nascondeva dalla nonna. Allora, siamo sempre a Perugia, 15 anni, tanti coetanei terrorizzati a Siena. Tre mesi fa la fuga a Perugia, nei telefoni e tablet sequestrate le immagini shock delle botte per soldi. Allora, parliamo di un ragazzino quindicenne, ovviamente tutelato il suo nome, che nel senese a Siena avrebbe davvero creato panico tra i suoi coetanei, e per rifugiarsi, diciamo così, dalle denunce se n'era venuto a Perugia, esattamente dalla nonna, ma è stato chiaramente rintracciato. Caso Suarez, l'ex DG Olivieri resta sospeso, il CDA della Stranieri si ferma a pensare. E poi ricordate il caso del finanziere che era finito in carcere con l'accusa di aver preso delle mazzette o comunque di aver avuto dei favori piuttosto che fare delle ispezioni in azienda? Ebbene, esce dal carcere, era stata la richiesta della sua difesa. La Befana dei pompieri entra dalle finestre per far felici gli anziani. Ancora siamo ad Assisi, estorsioni e droga in sala scommesse, la polizia arresta una donna capace di gestire da sola un giro di cocaina, minacce anche pesanti a chi pagava in ritardo. Il nome in codice della sostanza da vendere era Suppli, così veniva chiamata la droga. Più di 2 anni di affari sporchi e tanti clienti fedeli. Città di Castello, il maxi allevamento, abbiamo visto, finisce di nuovo sul tavolo della commissione.
Todi, per la media Cocchia Osta arriva uno spazio innovativo, a Gubbio una famiglia malata di Covid denuncia, nessuno passa a ritirare i nostri rifiuti e poi da Assisi il sindaco Proietti che si ricandida. A Foligno parliamo di questa band che ha spopolato su X Factor, Melancolia, i fan propongono che la band possa fare dei concerti, la band ha superato 250.000 follower sulle pagine social, da tutta Italia arrivano richieste per vedere il gruppo esibirsi, ma capite che ci sono le norme anti-Covid. Servizio civile in Caritas, si può partecipare, Biblioteca Comunale di Foligno, tante iniziative nel 2020 malgrado la pandemia. A Spoleto, ospedale, troppe incognite sul presente e sul futuro, lo dicono le associazioni molto critiche con il DG De Fino, ci deve dire qual è il suo disegno. A causa Covid rinviata la processione di San Ponziano, lavoro a domicilio, ci sono i contributi, il cosiddetto Family Help, c'è tempo fino al 25 gennaio per presentare la domanda. Maltempo, saltano 4.000 utenze, è accaduto nella piccola frazione di Torrecola, speriamo di aver letto bene l'accento. Fauna 2021, va alla scoperta della diffusione del lupo in Italia. È una manifestazione dedicata all'ambiente che si terrà il 16 gennaio. E poi ancora dal Messaggero, vi leggiamo il titolo di Terni. ZTL parcheggi gratis, Confartigianato boccia Palazzo Spada. E poi ancora dal Messaggero, picco di contagi dopo due funerali, siamo sempre a Terni, l'allarme è scattato subito dopo il ricovero in ospedale di una donna che aveva partecipato ad uno dei riti funebri. E poi ancora sempre dal Ternano, contagi, i detenuti fuori dal tunnel, l'emergenza è finita. L'ASL 2 dice la svolta è stata l'utilizzo di tamponi rapidi e molecolari. Addio, ma l'avevamo già letta, Marco Collazzoni, musicista e protagonista del volontariato. E poi il Messaggero ci apre allo sport, ma di quello ci occuperemo più tardi. Non ci resta che leggere i titoli della Nazione. E allora qui siamo nel Perugino, strade con l'abrodo, riaperte centinaia di buche a causa della pioggia in via Mentana, Trasimeno Ovest e Olmo, una situazione davvero critica. La baby gang senese che terrorizzava i coetanei e che ha visto il suo capo trasferirsi a Perugia per sfuggire alle autorità, ma non ce l'ha fatta, ruba dentro la farmacia, viene denunciato un 48enne che aveva anche un coltello. E poi lo scandalo Suarez, Olivieri che resta sospeso, ma l'abbiamo già vista. Ancora dalla Nazione, la rabbia in Valnerina, ancora senza ospedale, opere pubbliche al palo, il comitato scrive al Premier, siamo alla fase vergognosa degli annunci, solo i privati hanno prodotto fatti. Vigili del fuoco, la Befana arriva sull'autoscala, visita e consegna di calze regalo agli anziani della residenza Volumni a Ponte San Giovanni, una festa per chi ha sofferto di più per la pandemia. CVA prosegue la riqualificazione, le mappe degli interventi nel comune di Perugia. E poi ancora dalla Nazione ci spostiamo nell'area del Trasimeno, più di 100 casi al Trasimeno, significativo balzo in avanti dei positivi per Covid. A Castiglion del Lago ferri corti tra maggioranza di Castiglione e Fratelli d'Italia, a Corciano l'anagrafe ha una rivoluzione digitale, ad Assisi lo abbiamo visto si ricandida il sindaco Proietti, così come abbiamo letto del fatto di cronaca, a spaccio nella sala scommessa è stata arrestata una 32. E poi siamo con la Nazione a Gubbio, questo progetto del nuovo impianto di carburante, le organizzazioni di categoria ed 8 consiglieri valutano negativamente la realizzazione dell'impianto lungo la Pian d'Assino. A Gualdo, Forza Italia attacca, grave crisi, la città ha bisogno di idee e strumenti. A Gubbio la Lega chiede lumi sulla rete di metano, mancato accantonamento da parte del comune di 8 milioni di euro. E a Nocera, Disco Verde ha un progetto per gli anziani. A Città di Castello, l'abbiamo già letto, va addirittura d'arrivo la gara per l'appalto dei rifiuti dell'Alta Umbria.
Ancora Città di Castello, festività e aperture dei negozi, si infiamma una polemica politica. Ancora dall'Alto Tevere, Befana, doni per i bambini in ospedale, grazie alla polizia di Pieve Santo Stefano. E poi a Umbertide, mancano 250.000 euro promessi dal governo al comune. Qui siamo a Foligno, raccolta rifiuti, il calendario VUS è un rebus. In cantiere l'elenco dei negozi che accettano i buoni alimentari a Foligno. E poi siamo a Spoleto, pandemia, sindaco sotto attacco, De Augustinis bacchettato in consiglio sulla gestione dell'emergenza, lui respinge ogni accusa. E poi a Spoleto abbiamo visto c'è la ricostruzione, l'appalto per la ricostruzione della scalinata che era stata danneggiata. Don Marco e Don Davide, parroci in prima linea tra sisma e Covid, nel mese per il sostentamento del clero la CEI ha segnalato questi due sacerdoti. A Terni, auto in panne per la neve, carreggiata franata accade nelle zone di Polino, Piediluco e Calvi. Ancora l'opposizione consiliare chiede stati generali del lavoro contro la crisi. Ad Orvieto preoccupa, abbiamo letto nelle pagine nazionali di questa mappa dei rifiuti radioattivi, ebbene si fa strada la paura perché 8 zone del Lazio sono a poca distanza da Orvieto, sono infatti nella provincia di Viterbo. E poi le pagine di cultura ve le facciamo vedere così, rievocazioni, musica e presepi, l'Epifania oggi sbarca online, c'è un'iniziativa per esempio della chiesa di Perugia, cioè della diocesi, ecco scusate mi veniva il termine, della diocesi di Perugia Città della Pieve sulla sua pagina online. E ancora Blind e Melancolia conquistano tutti in radio e TV, i talenti umbri di X Factor presentano canzoni e progetti, anche qui Covid permettendo. Allora ci fermiamo solo per qualche momento, restate con noi perché poi parliamo di sport, ma concluderemo anche questa giornata, questa rassegna stampa dell'Epifania con un bel filmato che parla proprio della Befana, quindi a tra poco.